come in italiano, così in latino, i dimostrativi, pronomi e aggettivi precisano un elemento della frase indicandone la posizione nello spazio, vicino, lontano, qui, là, o nel tempo, ora, allora, in relazione a chi parla o a chi ascolta. Che cock si riferisce a persona o cosa vicina a chi parla. Nella vignetta, infatti, è usato per indicare il giovane Publio che si trova vicino al padre. Il padre dice: ora porterò unc juvenem, questo giovane, nel foro. Unc è usato perché il padre si rivolge al figlio che si trova vicino a lui. Iste, ista, istud corrisponde più o meno all'italiano codesto, codesta, e si riferisce a persona o a cosa vicina a chi ascolta. In questo caso il padre Publio esorta il figlio a togliersi exue bullam istam, codesto amuleto. Perché usa istam? Perché l'amuleto in questione, la bulla, è vicina non a chi parla ma a chi ascolta, cioè al giovane Publio. In italiano possiamo tradurre iste, ista, istud con codesto, codesta, che tuttavia sono forme desuete o usate soltanto in Toscana. Possiamo tranquillamente tradurre iste, ista, istud con quello. E poi abbiamo ille, illa, illud, che può essere usato come gli altri, sia come pronome che come aggettivo. Ille si riferisce a persona o a cosa lontana rispetto a chi parla. Infatti, Pomponia e il figlio minore stanno parlando di Publio, che sta indossando la toga virile. Non a caso, la madre usa in funzione di pronome ille per indicare il figlio che è lontano da lei. In italiano, quando è usato come pronome, ille, illa, illud corrisponde al nostro lui, egli, lei.